Nuova edizione del TV Giornale, ben ritrovati. Come sempre, tante le notizie anche in questo appuntamento che apriremo tra poco parlando e ricordando la Romagna che veniva colpita proprio un anno fa dalla terribile alluvione, ma parleremo anche di multe stradali. Nel 2023 a Ferrara sono stati 4 milioni e mezzo di euro, appunto, il totale delle sanzioni. E poi spazio al basket con Ferrara Basket 2018 in semifinale. Questo ed altro appunto il nostro TV Giornale, che però apriamo con una notizia legata alla la cronaca giudiziaria, perché la Corte d'Assise di Ferrara ha condannato a 22 anni di reclusione Amanda Guidi, la donna di 31 anni, accusata di aver ucciso soffocandolo il proprio figlio di appena un anno nella nottata del 17 giugno 2021. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche dovute anche al passato molto difficile della donna e al disturbo della personalità borderline, evidenziato anche dalla perizia psichiatrica, equivalenti alle aggravanti contestate, come richiesto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, che aveva proposto una condanna a 21 anni di reclusione. La donna, assistita dagli avvocati Alessio Lambertini e Marcello Rambaldi, e che in questi anni è sempre stata ospitata in strutture di cura, è stata condannata anche a pagare un risarcimento all'ex compagno, nonché padre del bambino, assistito dall'avvocato Alessandro Gabellone, con il riconoscimento di una provvisionale di 30.000 euro. Guidi, peraltro, quella notte aveva bevuto alcolici e assunto cocaina. Adesso cambiamo argomento. Come anticipato in apertura, la Romagna veniva colpita un anno fa da un'eccezionale ondata di maltempo che mise in ginocchio l'intera popolazione. I vigili del fuoco ricordano tramite un video quei tragici momenti. Li rivediamo nel servizio. Esattamente un anno fa, piogge eccezionali colpirono l'Emilia-Romagna tra le province di Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, danneggiando strade, ponti, argini e causando la morte di 15 persone. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricorda l'operato di quei giorni, dove fu presente sin da subito nei delicati soccorsi alla popolazione e in quasi 3 mesi di lavoro svolse oltre 20.000 interventi, più di 8.000 in provincia di Ravenna, oltre 5.300 in quella di Forlì-Cesena, 5.100 nel bolognese e 1.315 nell'area di Rimini. Più di 35.000 vigili del fuoco si alternarono nei soccorsi. Nei giorni di maggior lavoro se ne contarono quotidianamente 50 per il coordinamento degli interventi presso i 16 posti di comando avanzato, 330 soccorritori acquatici, 80 esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe a idrovore, 40 unità speleo-alpino-fluviali e 25 sommozzatori. Quanto ai mezzi impiegati nelle fasi di maggior lavoro, si raggiunge il massimo numero di 400 mezzi in ogni singolo giorno, tra cui 35 piccoli natanti, 7 anfibi, 14 pompe a idrovore, 5 elicotteri, 10 droni e 40 tra ruspe ed escavatori. Dal 16 maggio a fine emergenza furono effettuati oltre 300 recuperi dalla Forza Aerea del Corpo Nazionale, che operando senza pause soccorse 12 persone ospedalizzate, 6 bambini, una donna incinta, alcune persone cardiopatiche e molte in ipotermia. E vi raccontiamo di una mattinata di festa in CNA Ferrara, dove si sono tenute le premiazioni del concorso Intraprendenti, percorsi virtuosi tra scuola e impresa. Centinaia di studenti ferraresi protagonisti, i quali hanno visitato diverse aziende e realizzato video con cui hanno partecipato al concorso. Un'esperienza molto apprezzata dalle imprese che hanno accolto, ma l'entusiasmo più grande è stato per gli studenti. E allora a questo punto sentiamo le interviste di questa giornata. Si è sembrato da subito un'attività molto interessante, i ragazzi si divertivano, imparavano e avevano dei contatti con il mondo del lavoro, un'ottima opportunità per l'orientamento. Ringraziamo il CNA naturalmente per questo incontro scuola-aziende, e dove i ragazzi hanno potuto proprio fare il loro massimo e esprimersi con la loro simpatia. Ecco, forse è questo che ha dato la possibilità ai ragazzi di vincere. Progetto che è stato molto apprezzato, l'abbiamo visto anche da voi imprese, da quello che abbiamo capito. Assolutamente sì, perché c'è modo di spiegare un po' la storia di come nasce un'impresa, che magari molti non conoscono perché vedono l'impresa lì crescere e poi non sanno, poi i ragazzi giovani specialmente, e quindi c'è modo di far capire a loro che volendo, con volontà, solo volontà, si può arrivare dappertutto, e quindi per loro creare un futuro anche per loro, perché al di là del digitale, tutto che ci può essere, secondo me c'è molto spazio nell'artigianato. Nonostante l'età giovane e che viene presa spesso e volentieri come una gita scolastica, quindi in gita scolastica sono stato giovane anch'io, so che si cerca anche le scorciatoie per evitare di impegnarsi, ma ho notato che la maggioranza sono sempre stati molto attenti e in azienda da noi in particolare domande pertinenti, curiosità, ed è sempre stata una grande soddisfazione.
È stato molto interessante e divertente per i ragazzi venire a trovarci in azienda. Abbiamo raccontato un po' le varie sfaccettature dell'agenzia di comunicazione, quindi i ragazzi hanno un po' visto tutto quello che facciamo e hanno fisicamente occupato tutte le nostre postazioni, sono seduti al nostro posto e hanno girato questo video veramente così in pochi minuti. È stato un piacere vedere che è stato apprezzato. Cos'è il progetto Intraprendenti? Nasce, secondo me, una decina di anni fa, forse di più, come imprese aperte, per cui c'era una giornata in cui gli istituti, le classi degli istituti del territorio andavano in visita nelle aziende e movimentavamo 25 classi in una giornata e tutti andavano e visitavano. Bellissimo, però ci siamo accorti che non lasciava granché. Con il Covid abbiamo dovuto ripensare il progetto perché le imprese non erano più aperte e abbiamo studiato questa tecnica, insomma, diversa, per cui il progetto si è complicato un po', è più articolato, c'è un incontro in classe con l'imprenditore, una visita in azienda e i ragazzi sono chiamati a fare un video che poi partecipa a un concorso. L'idea è quella di far entrare in contatto dei ragazzi giovani, perché stiamo parlando comunque di scuole medie e superiori, con il mondo del lavoro. Che si tratta quindi sia con imprenditori, imprese che si mettono in gioco e aprono, diciamo, le classi che dovranno poi realizzare dei filmati che le raccontano, e allo stesso tempo anche mettono in contatto questi ragazzi con chi li può aiutare qualora dovesse venire loro un'idea imprenditoriale, che spesso in Italia non è così semplice portare avanti. Una conoscenza approfondita del mondo del lavoro, ma anche di come si sta trasformando, i ragazzi non ce l'hanno se non lo provano direttamente con esperienza familiare. Quindi capire e vivere l'impresa, i ragazzi sono andati dentro l'impresa, hanno filmato l'impresa, hanno dialogato con gli imprenditori, hanno visto gli ambienti e hanno avuto modo di toccare quello che è l'innovazione che l'impresa porta e la libertà che intraprendere porta. E anche i risultati, perché hanno visto degli imprenditori, tutti, giovani o meno giovani, ancora un entusiasmo che in qualche modo li ha colpiti. E questo che è emerso anche dai filmati, dalle relazioni, dalla partecipazione veramente numerosissima di tutti i ragazzi, ma anche delle scuole e degli insegnanti, perché è quello che dobbiamo cercare di fare, lavorare insieme per costruire un'armonia fra quello che è il mondo del lavoro e il mondo della formazione, perché è uno dei nostri problemi importanti per il futuro. E cambiamo radicalmente argomento, parliamo di Ferrara che nel 2023 ha incassato oltre 4 milioni e mezzo di euro in multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del codice della strada. Sentiamo da dove emerge questo dato. Ferrara nel 2023 ha incassato oltre 4,5 milioni di euro in multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del codice della strada. Il dato emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del SIOPE, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Guardando alla graduatoria regionale, al primo posto si posiziona Bologna, 31,6 milioni, seguita da Parma, 13,9 milioni, Modena, 11,7, Rimini, 8,4, Ravenna, 7,6, Reggio Emilia 6,3, Ferrara appunto 4,5 milioni e Piacenza 3,7. Chiudono la classifica i comuni di Cesena con 2,9 milioni e Forlì 1,7. Complessivamente nel 2023 i comuni capoluogo Emiliano-Romagnoli hanno incassato oltre 92,6 milioni di euro provenienti da multe stradali. Analizzando il valore pro capite calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, ai primi posti si trovano ancora Bologna 81 euro, Parma 71 e Modena 63, seguite da Rimini con 57 euro, Ravenna 49 e a brevissima distanza tra loro Reggio Emilia 37 euro, Piacenza 36 e Ferrara 35. Chiudono la classifica ancora una volta i comuni di Cesena 30 euro e Forlì 15 euro. Guardando invece ai comuni con meno di 3.000 residenti, in vetta alla classifica si posizionano due comuni della provincia di Ravenna. Sant'Agata sulla Santerno, che a fronte di 2.901 abitanti ha incassato più di 131.000 euro, e Bagnara di Romagna, 2.390 abitanti, più di 61.000 euro. È stato firmato un accordo tra le aziende sanitarie ferraresi, diverse istituzioni, associazioni e realtà economiche del territorio per ampliare il giardino dei donatori Avis di Ferrara, affiancandolo con il progetto del giardino sensoriale. Vediamo di che si tratta.
È un'idea dell'AIS comunale, poi dopo subito abbiamo avuto la cooperazione forte dell'AIS provinciale, perché l'idea è quella di fare qui a Cona, ma anche e soprattutto di qualche presidio anche fuori in provincia, quella di piantumare questi alberi qua, perché il verde dà la vita. L'idea è partita, abbiamo coinvolto tantissimi soggetti, veramente sono stati collaborativi tutti, dall'azienda sanitaria, naturalmente siamo qui in casa, dal comune di Ferrara, adesso addirittura l'ha detto anche la regione Emilia Romagna con l'assessore Caldano, ci sono poi le scuole, il Navarra, la Coldiretti. Allora, il progetto è triennale e prevede per ogni anno 25 piante, arbusti e 25 alberi, quindi saranno una cinquantina di piante che vengono messe a dimora e ciascuno di questi alberi avrà assegnato il nominativo con un codice dei nuovi donatori di sangue che si approcceranno ad Avis. Noi abbiamo questo compitino di portare la parte tutto sommato più importante, quella che veramente realizzerà il bosco, quello che realizzerà davvero il giardino, quindi le piante, tramite le nostre aziende che forniranno le piante e verranno messe a dimora appunto dagli amici studenti della Navarra. È un progetto sul quale noi abbiamo creduto da subito, è un progetto che per noi si inserisce all'interno di una gestione complessiva degli spazi verdi dei parchi, che sia azienda ospedaliera e azienda USLA. Si tratta di un giardino che si svilupperà nel tempo, del quale per adesso sono state gettate solamente le basi, è un progetto che sarà dedicato principalmente alla riabilitazione e che quindi coniugherà l'estetica del parco e del giardino, quindi con la consueta allestimento con delle piante, degli arbusti, ma avrà anche una dotazione dei percorsi soprattutto che consentiranno anche di essere utilizzato, di essere un campo di prova per la riabilitazione. Il primo progetto in Italia che vuole coniugare la solidarietà e quindi chi dona sangue plasma con un progetto che va anche a dare un verde diverso al nostro ospedale. Vuol dire che chi nei reparti di riabilitazione, chi sta seguendo dei percorsi medico-sanitari e soffre un momento di difficoltà, sarà allietato da un percorso sensoriale, da un verde che circonderà e abbraccerà questa zona dell'ospedale. Il Comune di Ferrara ha fatto con molto piacere la sua parte, siamo stati ben felici di poter dare un contributo, un sostegno economico a questa iniziativa. C'è una targhetta AIS che significa in questi alberi ogni 50 prime donazioni viene dedicato questo albero a questi ragazzi donatrici e donatori che hanno donato la prima volta. Siamo arrivati a 400 nuovi donatori. Da ottobre adesso abbiamo già piantumato 10 alberi, 8 sono già finiti, dedicati a loro. Ma non sono solo donatrici e donatori di Ferrara, vengono da tutta Italia. E adesso parliamo di Coldiretti e del programma Campagna Amica News. Tanti temi nella nuova puntata, tra cui il quinto compleanno del mercato coperto di Via Montebello. Vediamo. Il 2024 è un anno importante per Campagna Amica in Via Montebello perché festeggia il primo lustro, i primi 5 anni e lo fa con diverse iniziative ma anche con un'occasione da ricordare, cioè che Campagna Amica in Via Montebello non è solo la vendita al piano terra ma è anche il soppalco, è sempre molto vivo. Certo, assolutamente. Il nostro mercato proprio il 25 maggio andrà a compiere 5 anni, quindi per noi un momento assolutamente importante che vogliamo festeggiare nel migliore dei modi e vogliamo proprio celebrarlo anche ricordando a tutti i nostri clienti, a tutti i nostri consumatori che il nostro mercato, quello che comunemente chiamiamo la nostra chiesa, perché ricordiamo sempre che è una chiesa sconsacrata, è fatta anche del soppalco, quindi le opere d'arte i nostri consumatori le possono trovare sì al piano terra, sono quelle che i nostri produttori gli possono offrire quotidianamente quando vanno a fare spesa, ma abbiamo anche inaugurato proprio sabato 18 una mostra del pittore Fernando Adriao e dei suoi studenti che è l'Università della Terza Età, quindi che saranno visitabili sul soppalco del nostro mercato, dove troverete anche i tavolini per poter eventualmente fare un agri aperitivo, quindi acquistare i prodotti dai nostri produttori e consumarli sui tavolini in mezzo alle opere d'arte proprio di Fernando e dei suoi studenti, quindi anche un momento importante, il mercato sempre più un luogo di prossimità, quindi non solo un luogo di toccate e fuga dove fare la spesa, ma un luogo anche dove fermarsi, dove fare due chiacchiere e dove vedere anche comunque opere d'arte sicuramente apprezzabilissime perché comunque fatte da pittori locali e soprattutto da pittori non professionisti, ma comunque pittori che hanno nel cuore la campagna e hanno soprattutto voluto scommettere sul progetto nostro del mercato di Campagna Amica.
E adesso apriamo la pagina sportiva, parliamo di pallamano perché ci avviciniamo sempre più a un fine settimana fondamentale per la United Ferrara e quindi sentiamo il perché dal capitano della squadra. Presidente, tra sabato e domenica in 24 ore ci si gioca una stagione? Sì, siamo al lato conclusivo, finalmente devo dire, perché è stata una stagione complicata, difficile, tosta e quindi incrociamo le dita per questo weekend che speriamo essere davvero dalla nostra parte dopo tanti infortuni che ci hanno portato fino a qui, ma nonostante tutto siamo assolutamente preparati per questo. Mancheranno due pedine di una certa importanza, di un notevole spessore. Due pedine di notevole spessore, parliamo di Pasini e Zanghirati, ma in realtà le pedine durante l'anno che abbiamo perso e che purtroppo ancora non sono a nostra disposizione sono tante, non manchiamo di dimenticare Di Maggio, Baldo stesso che ci sarà, ma ha avuto due infortuni importanti. Insomma, noi facciamo sempre buon viso a cattivo gioco, noi cerchiamo sempre di dare il massimo e anche questo weekend sarà sicuramente così, venderemo cara la pelle. Per Ferrara United si può parlare più di una stagione della rinascita o della ricostruzione? Sicuramente della ricostruzione, in realtà l'anno scorso noi ci siamo autoretrocessi per questioni puramente economiche come purtroppo tante società hanno dovuto sopportare e l'obiettivo però che ci eravamo posti era quello già di risalire e di conseguenza ci siamo ricostruiti internamente e siamo arrivati all'ultimo atto e dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta, esattamente ciò che speriamo di fare nel weekend. C'è un fiore all'occhiello nella vostra società, il gruppo è composto da ragazzi ferraresi o residenti da anni nella nostra città. Sono diversi anni che noi tentiamo di portare avanti questo progetto, sicuramente quest'anno ancora di più si è verificata questa situazione, siamo contentissimi che i ragazzi abbiano abbracciato il nostro progetto e che vogliano portare avanti questa tradizione che a Ferrara Pallamano è poco conosciuta ma in realtà è molto conosciuta, insomma è l'unica città in Italia ad avere tre società di pallamano e questo deve essere un valore aggiunto per la città, di conseguenza siamo molto molto contenti che i ragazzi ferraresi giochino con noi e che vogliano continuare soprattutto nel futuro. Vediamo di presentare il calendario di questa Final Four con in palio la Serie A bronzo. Allora, sabato la prima partita sarà appunto la nostra contro Bologna alle ore 4, anzi colgo l'occasione per ricordare a tutti che l'ingresso sarà gratuito, quindi speriamo di riuscire a riempire il palazzetto più che mai, in via dei Marchi 4 ovviamente al Pallaboschetto, quindi dicevamo la prima alle 4 Ferrara United contro la Tecnici in Bologna, la seconda alle 18.30 invece vedrà Parma contro Carpine, domenica invece è tutto da scriversi. E poi nel weekend successivo c'è un altro importante appuntamento a livello giovanile, le giovanili che sono alle basi, devono essere alle basi di società come Ferrara United. Devono essere alle basi e per noi è la filosofia di vita è esattamente questa, la prima squadra è un obiettivo di tutti i giocatori delle giovanili ma invece l'obiettivo della società è quello di far crescere un gruppo forte e compatto a partire dai bambini di 8-9 anni fino ai più grandi appunto. E sì, è vero, il prossimo weekend abbiamo le Final Four invece dell'Under 15 dove anche qui una nostra compagine si è qualificata ed è il fiore all'occhiello delle nostre giovanili perché è frutto di un progetto che parte 4 anni fa, un gruppo compatto, un gruppo che sta crescendo insieme. Questa è dunque la parola del presidente di Ferrara United, adesso invece parliamo di basket perché appunto Ferrara Basket 2018 ce l'ha fatta anche in gara 3, 78-75 contro la Gardonese e allora sentiamo il coach con il commento appunto del dopo partita. Sono dell'idea che bisogna fare complimenti a questa squadra perché su 5 partite ci ha messo sempre in difficoltà e Davico è cresciuto in maniera esponenziale partita dopo partita. Oggi ci ha fatto vedere anche una cosa che solitamente aveva un po' meno, e cioè tirare da 8 metri e far canestro. Sappiamo di Motta, ma se Davico avesse aggiunto anche questa altra caratteristica per il coraggio, per la voglia che ha, perché ripeto, lui è un argentino vero, io ne ho allenati tanti, ho la fortuna di aver avuto accanto a me o vicino a me anche tanti argentini famosi che sono nati in NBA, oppure qualcuno che ho visto da c'è. Quindi ne ho conosciuti tanti bravi. Lui mi ricorda tanto, forse anche per il cognome, ma la statura mi ricorda tanto Vico, per quale ho vinto un po' di campionati. Quindi devo fare i complimenti alla squadra, perché è ben allenata dal mio collega, e soprattutto a lui che ha fatto questa partita di playoff, 3 partite straordinarie. Quindi bravo lui. Noi bravi lo stesso, perché non era facile.
ripeto, questa è una squadra che noi soffriamo per mille motivi, come sempre loro non mollano mai, hanno la capacità di recuperare con tre tiri da tre punti, ogni volta erano più 18, più 20, tre tiri da tre, boom, un'altra volta siamo tornati a 12, 11 punti, poi sicuramente qualche errore di troppo, come sempre accade, come spesso sta accadendo, però i playoff sono questi, raccogliamo quello che era giusto raccogliere, cioè prendersi questo primo turno senza andare troppo per il sottile. Ho detto che bisogna essere come sempre contro una squadra così che ci ha sempre dato fastidio, bisognava essere brutti, sporchi e cattivi, lo siamo stati anche oggi, anche se anche oggi una buona parte di pallacanestro l'abbiamo giocata, e quindi mi accontento di questo passaggio del turno che, ripeto, per me è tutto come se fosse una cosa che neanche inizialmente, quando sono arrivato, non immaginavo neanche. Allora oggi mi godo questo passaggio del primo turno pensando tra tre secondi alla prossima squadra del Firenze. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo telesenso.it, i nostri canali social, per questi ulteriori aggiornamenti, per cui come sempre grazie per averci seguito. L'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione.